Due squadre senza particolari obiettivi di classifica quest'oggi al Nino Vaccara nella penultima giornata del campionato di eccellenza Girone A. Mazara e Castellammare quest'oggi si affrontano in quella che sarà il confronto della 29esima giornata di campionato del torneo, appunto, a cui partecipano entrambe le formazioni. Buon pomeriggio da Luca Di Noto, un cordiale saluto anche da Vincenzo Pipitone alle riprese alla regia. Andiamo a leggere quelle che saranno le formazioni ufficiali delle due squadre che oggi si affronteranno in campo, due squadre che hanno già raggiunto la salvezza e che non possono aspirare neanche a posizioni valevoli per i playoff. Andiamo a leggere appunto quelle che saranno le formazioni ufficiali a partire dagli ospiti che scendono in campo con Di Paola, Milana, Tarantino, Virgilio, Gerbino, Pirrone, Terranova, Di Bartolo, Maltese, Messina e Pizzo. A disposizione in panchina Cacciatore, Cardinale, Galeoto, La Mattina, Minagro, Pitarresi, Giuseppe Pizzolato, Vassallo e Zangara. Allenatore il signor Giuseppe Mione. Il Mazara invece scende in campo con il consueto 4-2-3-1, l'abito tattico scelto da mister Domenicali dal suo arrivo in panchina. Andiamo a vedere quella che sarà la formazione giallo-blu. Pizzolato a difendere i pali dei Canarini, difesa composta da Genesio, Lombardo, Pirrello e Bulades. A centrocampo Abate e Di Peri, sulla tre quarti Bage, Elamraui e Maniscalchi. In attacco il giovane Flavio Gancitano. A disposizione in panchina Simone Marino, Paolo Enea, Alessandro Chirco, Benedetto Pulizzi, Rosario Costantino e Simone Guaiana. Panchina corta, 17 uomini in distinta per mister Domenicali per questo confronto odierno. Andiamo a vedere anche quella che sarà la terna arbitrale designata per dirigere l'incontro di oggi. Arbitra l'incontro il signor Alberto Militello di Palermo, primo assistente Giuseppe Belvedere, sempre di Palermo, secondo assistente Vincenzo Settipani di Trapani, partita che ha già preso il via da qualche secondo. Mazara che prova subito a impostare da dietro con Lombardo che allarga sulla sinistra per Genesio, ancora Pirrello. Prova ad avanzare il numero 6 del Mazara che poi sceglie di tornare indietro da Pizzolato. Pizzolato si appoggia a Lombardo. Di Peri, ancora indietro per Pizzolato. Pirrello. Due squadre che cercano anche continuità, se andiamo a considerare gli ultimi risultati. Il Castellammare che viene da due brillanti vittorie, intanto il Mazara prova a impostare in avanti con Elamraui che prova a lanciare Abate sulla destra, ci arriva il numero 4 del Mazara che poi si appoggia su Bulades che prova a mettere in mezzo, palla bassa, spazzata via dalla retroguardia del Castellammare, quest'oggi in maglia bianca con inserti blu. Dicevamo il Castellammare che viene da due brillanti vittorie, quella per 4-3 contro il Marsala e quella soprattutto l'ultima del recupero con la Nissa, un secco 4-0 che non ha lasciato veramente spazio ad alibi da parte della formazione nissena, una formazione in crisi rispetto al girone d'andata. Ora c'è Gancitano che prova a lanciare sulla sinistra la corrente Genesio, prova a controllare Genesio che poi lascia lì il pallone per Maniscalchi, entra in area l'11 del Mazara che mette indietro per Di Peri, la botta in porta, si salva il Castellammare con la retroguardia che interviene e allontana il pericolo. Poi c'è un fallo in attacco da parte del Mazara, subito pericoloso con questa incursione offensiva al minuto numero 2. Questo cross in mezzo da parte di Maniscalchi che ha messo appunto a rimorchio per Di Peri, la cui botta è stata poi allontanata dalla difesa del Castellammare che ora prova a proporsi in avanti con il numero 11 Pizzo. Pizzo sceglie di tornare indietro da Tarantino. Fraseggia ancora la retroguardia del Castellammare. Fa circolare il pallone Gerbino, allarga sulla destra per Milana che poi prova a far avanzare la sua squadra. Incursione offensiva fermata a centrocampo da un fallo di Abate, fallo segnalato dall'arbitro che concede un calcio di punizione alla formazione ospite. Palla sventolata subito in avanti per Tarantino che prova a mettere in mezzo, allontana il pericolo Pirrello, poi Bulades non ci arriva di testa, il rimbalzo lo favorisce, subisce fallo Bulades dall'altro numero 3 Tarantino e conquista un fallo di punizione in area di rigore. Sarà Pizzolato a battere questo calcio di punizione. Dicevamo anche il Mazara viene
da un periodo positivo nelle ultime 5 partite, sono infatti arrivate un pareggio, quello contro il Marina, e poi 4 vittorie consecutive, sempre con 3 gol all'attivo, solo 3 i gol subiti dal Mazzara in queste ultime 5 sfide, l'ultima delle quali quella, la trasferta vittoriosa di Casteltermini, dove il Mazzara si è imposto per 3-1, un filotto di risultati che ha proiettato la formazione di mister Domenicali a quota 41 punti. Una salvezza conquistata con largo anticipo e con assoluta tranquillità da parte della formazione canarina, che non ha mai rischiato di essere veramente invischiata nelle zone bassissime della classifica. Adesso l'Ambraui non si intende con Bulates, la palla termina in fallo laterale all'altezza della panchina del Mazzara, fallo laterale in favore della formazione del Castellammare. Tarantino prova a lanciare in avanti, la palla viene messa giù da Pizzo, che poi prova a servire Virgilio. Qui rimpallo, con il rimpallo il Castellammare conquista la rimessa laterale, stavolta all'altezza della panchina proprio del Castellammare. Tarantino ancora in avanti per a cercare Maltese, prova a suggerire per un compagno, la palla però era probabilmente già uscita, già andata oltre la linea di laterale, quindi il Mazzara conquista una rimessa con le mani. Si lotta a centrocampo con Tarantino, che riesce ad anticipare Cancitano, poi Bulates allontana la sfera all'altezza del centrocampo, c'è però Gerbino che mette giù e prova a far avanzare i suoi, uno stop con la mano da parte del numero 7 Danilo Terranova del Castellammare, viene segnalato dall'arbitro, sarà calcio di punizione in favore del Mazzara. Dicevamo, due squadre senza particolari obiettivi in un campionato che il suo primo verdetto lo ha già espresso, la promozione in Serie D del Canicattì con diverse giornate d'anticipo. Canicattì a cui vanno i nostri complimenti per aver conquistato questo torneo senza apparenti difficoltà, un distacco veramente importante dalle inseguitrici Akragas in primis. Adesso ci sono soltanto le griglie, soprattutto quella dei playoff da definire, e quella dei playout, insomma al 99% ci sarà il playout tra Monreale e Marsala. Staremo a vedere comunque quello che succederà anche negli altri confronti odierni, che delineeranno in maniera un pochino più precisa la classifica. Rimessa laterale conquistata dal Mazzara all'altezza del centrocampo, intanto Genesio prova a mettere in avanti per Gancitano, cui contrasto di testa vince il contrasto di testa Gancitano e conquista un fallo laterale. Ancora Genesio per Di Peri, preferisce ripartire da Pirrello. Pirrello poi allarga sulla destra per Bulates. Bulates premia la sovrapposizione di El Amraoui, poi El Amraoui perde il pallone e Tarantino può partire in avanti, inseguito dall'altro numero 3 Romito Bulates, che gli sradica letteralmente il pallone dai piedi. Bulates poi premia El Amraoui, che prova a servire nuovamente il compagno di squadra. Si salva la difesa del Castellammare mettendo in fallo laterale. Poi Bulates batte velocemente questa rimessa con le mani. Cancitano mette giù il pallone in aria, prova la botta, poi c'è Di Peri che ci prova da fuori. La palla è alta sopra la traversa della porta, difesa da Di Paola. È il quarto confronto questo tra Mazzara e Castellammare quest'anno. Se andiamo a vedere lo storico dei precedenti di quest'anno, il Mazzara ha conquistato 2 vittorie negli ottavi di finale di Coppa Italia d'Eccellenza, un cammino che poi per il Mazzara si è interrotto soltanto in finale con la sconfitta di Sant'Agata di Militello contro il Ragusa. Mazzara che si è imposto col Castellammare sia all'andata sia al ritorno, 2-0 all'andata, 2-1 al ritorno a Castellammare. Ha così staccato il pass per i quarti di finale, mentre in campionato la formazione del Castellammare si è imposta per 1-0 grazie alla rete di Maltese. Intanto il Mazzara in avanti in area con Bace, che non riesce a stoppare bene il pallone, e il Castellammare si rifugia in fallo laterale. Mazzara che prova a continuare a premere sull'acceleratore in questa fase iniziale del match, spingendosi in avanti, conquistando un altro fallo laterale. Poi Bace mette giù il pallone, prova a dialogare anche con i compagni, conquista un altro fallo laterale all'altezza della bandierina. E dunque Mazzara che staziona stabilmente in questo primo scorcio di partita nella metà campo avversaria. Dicevamo che all'andata il Castellammare si impose per 1-0 grazie alla rete siglata da Maltese, quest'oggi in campo col numero 9 al 62esimo minuto, una sconfitta che segnò il primo stop per mister Domenicali da quando siede in panchina. Tanto ci prova il Mazzara con Abate, la palla viene però bloccata dal portiere Di Paola senza troppe difficoltà.
facciamo il primo stop sulla panchina del Mazara per mister Domenicali nella trasferta di Castellammare, un 1-0 che segnò appunto uno stop al filotto di vittorie che il nuovo tecnico stava portando. Tanto fallo laterale conquistato dal Castellammare all'altezza della linea di metà campo, fallo laterale già battuto dal numero 2 Milana. Castellammare che prova a portarsi in avanti con il numero 11 Pizzo, subisce fallo da Lombardo e conquista un calcio di punizione. Per Lombardo si tratta del rientro in campo, il vice capitano del Mazara infatti assente dal derby contro la Mazzarese quando si è infortunato in seguito a un contrasto con l'attaccante della Mazzarese Testa, rientra quest'oggi per le ultime due partite di campionato, Lombardo che fa parte anche della lista dei diffidati del Mazara, con lui c'è anche Pizzolato tra i diffidati, però si ricompone un pochino quella che è la linea difensiva del Mazara. Intanto Pizzolato allontana il pallone con i pugni, poi ci prova il numero 7 Terranova, la palla però finisce alta e dunque si salva in questa occasione il Mazara. Dunque prima occasione anche per il Castellammare quando siamo al minuto numero 10, questa uscita con i pugni di Pizzolato, poi Terranova ci ha provato dal limite dell'area senza però riuscire a inquadrare lo specchio della porta. Intanto si attende che un pallone venga riconsegnato a Pizzolato per rimettere la sfera in gioco, per far riprendere il gioco. Arriva adesso il pallone e dunque Pizzolato può far ripartire il gioco, palla per Pirrello. Prova ad avanzare il numero 6 del Mazara, Pirrello poi allarga sulla destra per Bulades. Torna indietro da Pirrello. Lombardo, per vie orizzontali il Mazara adesso in questo momento. Genesio in avanti per Abate. Abate che anticipa anche Di Peri, poi serve sulla sinistra Bage. Torna indietro Bage da Pirrello che può allargare sulla destra per Bulades. Su di lui c'è Pizzo. Bulades poi si appoggia da Abate che torna indietro da Pirrello. E Pirrello a sua volta torna indietro da Pizzolato. Mazara che non riesce a trovare Varchi anche all'altezza del centrocampo. Pizzolato infatti sceglie il lancio lungo per Bulades che supera in velocità Tarantino. Finisce a terra e conquista un calcio di rigore Bulades. In seguito al contrasto con Tarantino, Bulades che era stato abile a superare il diretto avversario in velocità e ha conquistato un calcio di rigore. Vediamo se il Mazara riuscirà a sbloccare la situazione quando siamo all'undicesimo minuto. Sul dischetto è pronto Sami El Amraoui, 8 gol per lui in stagione, unico giocatore del Mazara che realisticamente può raggiungere la doppia cifra in queste due ultime partite di campionato. È pronto col numero 10 Sami El Amraoui, si attende solo il fischio dell'arbitro per il calcio di rigore. Parte El Amraoui, lo scaletto e però c'è la parata di Paola. Sami El Amraoui ha sprecato l'occasione per portare avanti il Mazara. Con questo scavetto provato dal dischetto non si è fatto ingannare Di Paola che sembrava pronto a tuffarsi alla sua destra, poi però è stato abile a recuperare la posizione e a bloccare la sfera. Dunque Mazara che sciupa un'occasione clamorosa per sbloccare il risultato al dodicesimo minuto e Castellammare che prova subito a proporsi in avanti sulla destra con Terranova che subisce una spallata da parte di Maniscalchi e conquista un calcio di punizione al limite dell'area, al vertice destro dell'area di rigore. Dunque calcio di punizione da posizione abbastanza pericolosa per il Castellammare. Adesso l'arbitro Alberto Militello della sezione di Palermo fa rispettare la distanza alla barriera che deve arretrare rispetto al punto in cui si era posizionata. Vedremo per quale soluzione opterà la squadra allenata da mister Mione. Ma ricordiamo, al dodicesimo il Mazara ha sciupato un'occasione clamorosa con El Amraoui che dal dischetto si è fatto ipnotizzare da Di Paola. C'è la punizione, vola Pizzolato a mettere in calcio d'angolo, era stato Alessio Virgilio a battere il calcio di punizione, poi la palla viene allontanata da Di Peri e finisce
oltre la linea laterale, quindi sarà una rimessa con le mani per il Castellammare. Bella la punizione di Virgilio al 14° minuto, bello anche l'intervento di Pizzolato che è volato alla sua sinistra per allontanare il pericolo. Adesso Di Peri prova a far ripartire la manovra del Mazzara, Gancitano non arriva sul pallone, poi Di Peri riconquista la sfera, se la trascina fuori però il numero 8 del Mazzara. Rimessa con le mani per il Castellammare, Genesio anticipa il numero 7 del Castellammare Terranova, poi prova a far ripartire il Mazzara, Gancitano non riesce nello stop, il mister incita il giovane attaccante del Mazzara ad andare a pressare anche il portiere. La palla viene recuperata all'altezza della linea di centrocampo da Bulates, poi l'Amraoui non riesce a saltare Tarantino, riesce comunque a recuperare il pallone sul numero 3 del Castellammare, c'è intanto però un giocatore del Mazzara a terra, si tratta del capitano Valerio Genesio, che sembra abbastanza dolorante lì a terra, ha richiesto probabilmente l'intervento dello staff medico in campo. Genesio deve essere rimasto giù in occasione della giocata precedente quando ha provato a lanciare in avanti il giovane Flavio Gancitano, adesso si rialza fortunatamente senza problemi apparenti il numero 2 del Mazzara. Rimessa laterale battuta dal Castellammare che restituisce con fair play la palla al Mazzara. Ci sono anche gli applausi da parte della tribuna del Vaccara nei confronti del Castellammare. Lombardo prova ad allargare sulla sinistra per Genesio, che poi prova il lancio lungo in avanti a cercare Gancitano. Elegante lo stop di petto da parte del numero 8 di Bartolo, che prova a far ripartire la manovra dei bianco-blu. La palla finisce al di là della linea laterale, l'ultimo tocco di un giocatore del Mazzara secondo il secondo assistente dell'arbitro, dunque rimessa laterale in favore del Castellammare. Castellammare che prova a ripartire dalla difesa. Terranova prova a prolungare per Pizzo, poi Pirrello controlla un pallone pericoloso, preferisce ripartire da Pizzolato che va subito al rinvio lungo nella zona di Maniscalchi. C'è Milana in vantaggio su di lui, protegge la rimessa laterale Milana e la conquista per il Castellammare. Battuta adesso la rimessa con le mani da parte dello stesso Milana che prova a cercare Pizzo. Lombardo spazza via il pericolo alla testa del centrocampo. Gancitano prova a superare l'esperto di Bartolo, ma c'è anche Di Paola che con un intervento aereo riesce a bloccare il pallone con le mani. Di Paola poi preferisce ripartire da Di Bartolo. Palla in avanti nella zona in cui c'è solo Bulades che di testa appoggia per El Amraoui. Prova a prolungare per Gancitano e l'Amraoui. Gancitano bravo a mettere giù il pallone, poi cade giù il giovane attaccante. Di Bartolo prova a ripartire per il Castellammare. Lancia in avanti nella zona di Pizzo. Poi Pizzolato esce dalla sua area di rigore e prova a rilanciare l'azione del Mazzara. Maniscalchi mette giù il pallone in maniera abbastanza elegante. Preferisce poi ripartire da Di Peri che appoggia su Genesio. Sbaglia l'appoggio Genesio e il Castellammare prova a ripartire. Lombardo è però in vantaggio su Pizzo, poi Pizzolato serve sulla destra Pirrello. Pirrello per vie orizzontali ancora da Lombardo. Genesio in avanti per Maniscalchi, prova la giocata Maniscalchi e poi si appoggia a Bage. Bage nelle vicinanze per Di Peri. Di Peri supera Maltese e poi serve Genesio. Ancora palla per Bage all'altezza del cerchio di centrocampo. Abate, El Amraoui, supera Tarantino El Amraoui, poi prova il sinistro da fuori, blocca agevolmente la sfera Di Paola senza particolari problemi. Castellammare che prova subito a ripartire con Tarantino. Ancora palla per Tarantino, l'intervento in scivolata di Abate, la palla che termina al di là della linea, rimessa laterale per il Castellammare. Stesso Tarantino prova a mettere in moto Pizzo che però non arriva sul pallone. Maltese poi anticipa Lombardo, prova a giocare col pallone Maltese, poi sbaglia però l'appoggio per un compagno di squadra. Bage prova a far ripartire l'azione per il Mazzara, supera due avversari il giovane Gambiano, poi mette in mezzo nella zona in cui ci sono solo maglie bianco-blu
e così il Castellammare può provare a ripartire con Pizzo che può affrontare Lombardo. Arriva anche la sovrapposizione di Terranova, non premiato dallo stesso Pizzo. Pizzo per Maltese che prova il destro, palla sul palo, poi ancora Pizzo che incredibilmente a porta praticamente spalancata mette a lato quando siamo al 18° minuto. Dunque Castellammare che sbaglia un gol praticamente fatto, una bella ripartenza da parte della formazione di mister Mione, prima il palo di Maltese con un bel destro a giro, poi Pizzo che ha sbagliato incredibilmente a porta sguarnita mettendo la palla sul fondo, gioco che è già ripreso. Comunque Pirrello serve Abate, torna indietro da Lombardo il numero 4 del Mazzara. Lombardo poi prova a sventagliare in avanti nella zona di Maniscalchi, palla forse troppo lunga per il numero 11, così è, la palla oltrepassa la linea laterale, dunque sarà rimessa con le mani per il Castellammare. Dunque un brivido per parte finora quando siamo al 18° minuto, gara vivace, due squadre che giustamente essendo senza obiettivi si affrontano a viso aperto per cercare di chiudere nel miglior modo possibile questo campionato. Sbaglia la rimessa laterale il Castellammare, poi Genesio preferisce tornare indietro da Pizzolato che deve mettere giù il pallone fuori dall'area, lo fa senza problemi il portiere del Mazzara, poi prova a studiare il piazzamento dei compagni e serve Di Peri. Abate, palla per El Amraoui che allarga sulla destra per Bulades, ancora Abate, prova ad aprire sulla sinistra Abate, la palla però è troppo nei pressi della difesa del Castellammare che la mette giù e poi prova a ripartire. Adesso palla che resta in aria, contrasti aerei da una parte e dall'altra, Mazzara che riparte con la sovrapposizione di Genesio che entra in area, Genesio poi mette indietro per l'accorrente Abate che prova il mancino, palla ribattuta dall'altro numero 4, quello del Castellammare, Virgilio, poi c'è Bulades che si porta quasi al limite dell'area, prova a suggerire per Genesio, la palla arriva però a Bace, ancora Genesio al limite dell'area, prova a entrare in area il numero 2 del Mazzara, c'è un giocatore del Castellammare a terra, si tratta di Giuseppe Pirrone, e Totò Di Peri mette il pallone in out per consentire i soccorsi al numero 6 del Castellammare. Pirrone ancora a terra, vediamo che non si è ancora rialzato il numero 6 del Castellammare, lo fa adesso, anche per lui sembrano non esserci fortunatamente conseguenze gravi in seguito al contrasto di poco fa, e dunque gioco che può finalmente riprendere col Castellammare che ancora una volta restituisce palla al Mazzara mostrando grande fair play. Pizzolato da Pirrello, palla per Gancitano che riesce a stoppare il pallone non in maniera perfetta, il Castellammare recupera palla, poi la recupera a sua volta anche Gancitano. Abate allarga sulla destra per El Amraoui, lo stesso El Amraoui prova a cercare compagni meglio piazzati, va da Di Peri e El Amraoui. Di Peri allarga sulla sinistra per Genesio il cui tocco è troppo timido e consente al Castellammare di recuperare il pallone soltanto per un istante. Bace per Abate, allarga sulla destra per Bulades, Bulades prova a puntare gli avversari, poi torna nuovamente da Genesio che da lontano prova il tiro, Genesio, la palla termina alta sopra la porta difesa da Di Paola, nulla di fatto con questo tentativo da parte del capitano del Mazzara. Di Paolo è pronto a riprendere il gioco, niente lancio lungo per il portiere del Castellammare che va nelle vicinanze da Di Bartolo, poi lo stesso Di Bartolo prova a lanciare in avanti, palla che viene intercettata da Bulades, Abate, poi Gancitano quasi al limite dell'area il numero 9 del Mazzara, palla per Maniscalchi sulla sinistra, Maniscalchi entra in area, prova a superare Milana, lo supera in velocità Maniscalchi, mette in mezzo per El Amraoui che prova a fare la sponda, la rovesciata di Abate che realizza un gol straordinario. Quando siamo al 23° minuto il Mazzara si porta in vantaggio, ma che gol quello di Danilo Abate,
che ha nel Castellammare una delle sue vittime preferite, ha già segnato infatti nei due confronti di Coppa Italia contro il Castellammare Abate, e adesso in rovesciata si è ripetuto un gol molto simile nel gesto tecnico ma molto differente nella dinamica rispetto a quello realizzato proprio a Castellammare nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa. Anche lì Abate riuscì a mettere a segno con una bella rovesciata, con un bel gesto tecnico. Adesso si è ripetuto ancora una volta, dunque quando siamo al 23esimo minuto il Mazzara si porta in vantaggio grazie alla bellissima rete realizzata da Danilo Abate. Palla al centro, già ribattuta dal Castellammare, prova la sventagliata in avanti, la retroguardia bianco-blu, la palla troppo nei pressi di Pizzolato che la blocca senza problemi. Adesso la palla viene intercettata dalla retroguardia giallo-blu, poi Baci anticipa il diretto avversario che finisce giù, l'arbitro fischia un calcio di punizione in favore del Castellammare per l'intervento di Baci nei confronti di Salvatore Messina. Dunque calcio di punizione per il Castellammare. Gol di pregevole fattura quello realizzato poco fa di Abate, dicevamo molto bella è stata anche l'azione sviluppatasi sulla sinistra grazie a Maniscalchi che ha superato in velocità il diretto avversario, poi la sponda di Elambraui a premiare la grandissima giocata di Abate che in rovesciata ha portato avanti i suoi. Intanto c'è un fallo di mano rilevato dall'arbitro all'altezza del centrocampo che fischia un calcio di punizione in favore del Mazzara. Pirrello prova ad avanzare il numero 6 del Mazzara che poi sbaglia l'appoggio su Bulades, recupera palla Virgilio che prova a mettere in moto Maltese, supera Bulades, poi Maltese aspetta la sovrapposizione del compagno, c'è Virgilio che prova a mettere in mezzo dalla sinistra, l'intervento di Lombardo a rifugiarsi in calcio d'angolo e dunque primo corner della partita se non andiamo errati per il Castellammare. Sul punto di battuta c'è lo stesso Alessio Virgilio che proverà a mettere in mezzo con il mancino. Lo fa, Baci anticipa gli avversari, allontana il pallone. Poi il tentativo da fuori da parte di Terranova, troppo alto per impensierire Pizzolato. Palla che va anche al di là del campo del rettangolo di gioco e dunque si attende un pallone per poter riprendere il gioco come già era successo a inizio partita. Pallone che arriva adesso nei pressi dell'area di rigore di Pizzolato e dunque gioco che potrà riprendere a brevissimo. Pizzolato pronto a battere la rimessa dal fondo, si appoggia su Lombardo Pizzolato. Poi Lombardo prova a sventagliare scivolando anche in area di rigore, Abate anticipa il diretto avversario, Baci mette giù elegantemente il pallone, Di Peri riconquista palla il Mazzara con Lombardo, poi Genesio prova a mettere in moto Cancitano, bella la sponda da parte di Cancitano che prova ad aprire il campo a Maniscalchi, si ripete il duello di poco fa tra Maniscalchi e Milana, stavolta però il numero 2 del Castellammare ad avere la meglio e a far ripartire l'azione della formazione bianco-blu. Maltese, Pirrone, prova a controllare il pallone Pirrone all'altezza del centrocampo e poi a mettere in moto Terranova che prova a mettere in mezzo, Pirrello prova ad allontanare il pericolo, poi Bulades recupera il pallone su Messina, Baci prova a sventagliare in avanti, Gancitano prova a inseguire il pallone, c'è però Di Paola in netto vantaggio e poi serve Pirrone, fallo di Baci su Pirrone. Secondo il direttore di gara tra le proteste della panchina del Mazzara e dunque calcio di punizione per la formazione ospite. Punizione già battuta dal Castellammare, Genesio in netto vantaggio su Terranova, si appoggia di testa su Pizzolato che prima blocca con i piedi e poi prende il pallone con le mani.
ancora Genesio per Maniscalchi, Di Peri torna indietro da Abate, controlla il pallone il numero 4, è lui che l'ha sbloccata, poi serve Pirrello che torna da Pizzolato al limite dell'area, Lombardo sulla sinistra per Genesio, Di Peri per Maniscalchi, dialoga bene il Mazzara all'altezza del centrocampo con Gancitano che difende il pallone dall'attacco di due avversari, poi supera un avversario ma commette fallo secondo l'arbitro, dunque calcio di punizione per il Castellammare, già battuto anche in questa occasione, il Mazzara ha già però recuperato il pallone, poi l'appoggio di Di Peri per Bace è sbagliato con Messina che prova a ripartire, poi allarga sulla sinistra per Tarantino che col sinistro mette in mezzo, Lombardo però è lì davanti a tutti ad anticipare eventuali pericoli e a mettere in fallo laterale. Fallo laterale che viene battuto in questo momento da Tarantino che cerca la sponda aerea di Messina, poi Genesio appoggia comodamente di testa a Pizzolato che può bloccare il pallone con i piedi e poi prenderlo nuovamente in mano guadagnando secondi preziosi per il Mazzara. Palla per Lombardo adesso che allarga sulla sinistra per Genesio, ancora Lombardo prova a verticalizzare per Maniscalchi, bello il tocco di Maniscalchi per Bace, ancora Maniscalchi in velocità, stavolta il duello in velocità è contro il numero 5 Gerbino, vince il duello in velocità Maniscalchi che entra in area di rigore, mette in mezzo per Bace che da posizione favorevolissima spara altissimo, Mazzara che sciupa una clamorosa occasione per raddoppiare, bellissima l'azione di Maniscalchi sulla sinistra, bellissimo anche l'assist per Bace che ha fallito un calcio di rigore in movimento, anche anzi più che un calcio di rigore in movimento era proprio un semplice tocco in porta da due passi, la palla però è finita altissima sopra la porta difesa da Di Paola, dunque quando siamo alla mezz'ora risultato che resta quello di 1-0 in favore del Mazzara grazie alla rete realizzata al 23esimo da Abate. Adesso c'è Gancitano che commette fallo a giudizio dell'arbitro, è un calcio di punizione concesso al Castellammare. Incredibile comunque l'occasione sciupata da Bace qualche istante fa. Mazzara che ha sviluppato una grande mole di gioco soprattutto sulla fascia sinistra finora, è da lì che sono arrivati i maggiori pericoli per la porta del Castellammare. Adesso Castellammare che prova a riproporsi in avanti, c'è però l'anticipo di Abate ancora una volta sul diretto avversario, palla nuovamente per Bace in avanti, sbaglia lo stop Bace, viene contrastato da Di Bartolo, poi Di Peri recupera il pallone per i gialloblu, lo stesso Di Peri allarga per Bace, palla per Elamraoui adesso sulla destra, Elamraoui prova a superare Tarantino, guadagna un calcio d'angolo il 10 del Mazzara e sarà lui stesso a occuparsi della battuta. Tutto pronto per la battuta del corner, parte Elamraoui che prova a mettere in mezzo, la palla viene nuovamente messa in corner dal colpo di testa di un elemento della retroguardia bianco-blu. Dall'altro lato sarà Abate a occuparsi della battuta di questo corner. Mentre arriva un altro pallone in campo, immediatamente allontanato dallo stesso Abate. Batte basso Abate, palla per Maniscalchi che prova a girarsi, torna nuovamente da Abate Maniscalchi. Il pallone messo nuovamente in mezzo dal numero 4 del Mazzara, si lotta in area di rigore con Gancitano che prova ad anticipare il diretto avversario, poi Di Paola la blocca con le mani. Gioco che può riprendere adesso dalle mani di Paola. Mentre c'è qualche protesta all'indirizzo dell'arbitro da parte di un elemento della retroguardia del Castellammare. Si continua comunque a giocare con Bace che mette giù il pallone. Poi prova a servire Elamraoui. La palla viene riconquistata dal Castellammare mentre Bace è rimasto a terra.
Castellammare che adesso si propone in avanti, palla in avanti per Maltese, anticipato da Bulades, il numero 9 del Castellammare. Bulades prova a girarsi, poi mette palla in fallo laterale, anche per consentire i soccorsi a Bace che qualche istante fa è rimasto a terra dopo il contrasto all'altezza della linea di centrocampo. Dunque, dopo poco più di mezz'ora di gioco, tante occasioni da raccontare in questa partita molto vivace finora. Mazzara che inizialmente ha sciupato un calcio di rigore con El Amraoui, che con lo scavetto ha provato a beffare Di Paola, bravo a recuperare la posizione e poi a bloccare con le mani. Il Castellammare che ha risposto con la punizione di Virgilio, lì è stato bravo invece il portiere del Mazzara Pizzolato che con un volo alla sua sinistra ha salvato i suoi. Poi il vantaggio con il grandissimo gesto tecnico da parte di Abate, bravo in rovesciata a battere Di Paola sulla sponda di El Amraoui, e poi l'incredibile calcio di rigore in movimento sciupato da Bace con l'assist al bacio di Maniscalchi dalla sinistra dopo una bella percussione offensiva da parte dello stesso numero 11 del Mazzara. Adesso il Castellammare restituisce palla al Mazzara, ennesimo gesto di fair play in questo confronto. Pizzolato controlla il pallone, prova a far ripartire l'azione dei suoi studiando il piazzamento dei compagni. Adesso Pizzolato chiama il posizionamento di alcuni elementi della squadra gialloblu, poi preferisce andare corto da Pirrello. Torna da Pizzolato. Ancora mentre è rientrato Bace dopo i soccorsi medici di qualche istante fa. Mazzara che conquista adesso un fallo laterale, c'è Genesio sul punto di battuta della rimessa con le mani. Lombardo. Lombardo in avanti per Maniscalchi che con la spalla prova a servire Gancitano. La palla però viene recuperata dal Castellammare, poi Di Paola con un po' d'affanno riesce a rinviare il pallone che supera la linea laterale e finisce in fallo laterale per il Mazzara. Si attende ancora un pallone per battere questa rimessa laterale. C'è Maniscalchi a recuperarne uno. Adesso lo serve a Genesio che può così battere la rimessa con le mani. Genesio prova a cercare l'intervento di Gancitano che però non riesce a stoppare bene il pallone. Poi Lombardo allarga un po' troppo il braccio a giudizio dell'arbitro nei confronti di Maltese e dunque sarà calcio di punizione in favore del Castellammare. C'è Peppe Pirrone sul punto di battuta, batte corto Pirrone, poi palla per Di Bartolo che allarga a memoria per Tarantino. Virgilio anticipato da El Amraoui che prova a far ripartire l'azione del Mazzara sulla destra. El Amraoui punta lo stesso Tarantino, entra in area il 10 del Mazzara, prova a mettere in mezzo, il rimpallo lo sfavorisce e così la palla termina direttamente sul fondo per una rimessa in favore del Castellammare. Un buon break da parte di El Amraoui che aveva sradicato il pallone, anzi aveva anticipato il diretto avversario Virgilio provando a far ripartire l'azione offensiva dei suoi. Bulades vince un contrassero, poi Di Peri allunga per Bace che allarga sulla sinistra ancora per Maniscalchi. Maniscalchi poi studia il piazzamento dei compagni, preferisce ripartire da Lombardo. Pirrello. Pirrello in avanti per El Amraoui, Abate, Maniscalchi, allarga sulla sinistra per Genesio, Genesio per Bace, ancora Bace premia la sovrapposizione di Genesio che entra in area di rigore, supera due avversari, si allunga un po' troppo il pallone, Tarantino recupera la sfera e fa ripartire la manovra del Castellammare. Adesso rinvio lungo da parte di Capitan Di Bartolo, poi l'intervento di Di Peri sull'avversario è giudicato regolare da parte dell'arbitro, lo stesso Di Peri allarga per El Amraoui che lascia lì il pallone per Abate.
Gancitano difende il pallone dalla pressione di Bartolo, subisce fallo il classe 2003, autore di due reti nella trasferta di Pacheco contro il Marsala. Un gol bellissimo con una girata acrobatica al volo da 25 metri. E poi il raddoppio di testa, anzi il tris, perché il primo gol era stato siglato da El Amraoui su rigore. Due reti, insomma, le prime due reti per il giovane Flavio Gancitano, classe 2003 in eccellenza, alla prima presenza, ha bagnato come meglio non si poteva il suo esordio in eccellenza il giovanissimo attaccante del Mazara. C'è questo calcio di punizione adesso per la formazione gialloblu, sul punto di battuta sono addirittura tre i giocatori canarini, c'è Capitan Genesio, c'è il numero 10 Samuel Amraoui, c'è anche Maniscalchi che adesso però si allontana dal punto di battuta. Vedremo per quale soluzione opterà la squadra di mister Domenicali. Era bravo, batte corto per Abate che poi prova a girarsi al volo, respinge la difesa, poi Pirrello da fuori, palla che finisce abbondantemente al lato della porta difesa da Di Paola. Dunque rimessa dal fondo per il Mazara, che ha provato questo schema su punizione con la girata al volo di Abate. La palla però è stata respinta dalla barriera della formazione bianco-blu. Rinvio lungo da parte di Di Paola nella zona di Messina, viene anticipato da Bulades, la palla termina in fallo laterale, sarà rimessa con le mani a favore del Mazara. Bulades prova a far ripartire El Amraoui sulla destra, viene anticipato da Tarantino, il numero 10 del Mazara, poi Tarantino difende la rimessa dal fondo, non è rimessa dal fondo secondo il guardaline, sarà calcio d'angolo per il Mazara e dunque c'è ancora una volta El Amraoui pronto alla battuta del corner dalla bandierina qui sotto la tribuna dello stadio Vaccara. Pronto a battere El Amraoui, che adesso torna sui suoi passi. Arriva adesso la battuta del numero 10 del Mazara, Lombardo viene anticipato dal diretto avversario, El Amraoui prova a rimettere in mezzo per Bace che mette giù il pallone, sbaglia però lo stop, il Castellammare prova a ripartire, adesso c'è Pizzolato che è uscito dall'area di rigore, poi sbaglia il rinvio, subisce però fallo da parte di Maltese, il portiere del Mazara, e conquista un calcio di punizione, Pizzolato che aveva rischiato in questa occasione con un'uscita quasi senza senso, dato che c'era anche Pirrello nelle vicinanze per intercettare la sfera. I due quasi sono venuti a contatto perché entrambi guardavano il pallone che era in aria. Sta di fatto che il Mazara ha conquistato un calcio di punizione per l'intervento giudicato irregolare ai danni proprio dello stesso Pizzolato. Lombardo batte il calcio di punizione allargando sulla sinistra per Di Peri, che torna ancora una volta dal numero 5. Adesso Pirrello in avanti per Gancitano, che però subisce l'ostruzione da parte di un avversario. Poi Gancitano va a contrastare in aria con il giovane Milana. Bace mette giù il pallone, prova a rimettere ordine nella manovra dei canarini. Palla troppo lunga per Abate, intercetta la sfera il numero 10 Messina, che poi subisce fallo proprio da Abate. Calcio di punizione per il Castellammare. Pirrone riparte dalla retroguardia il Castellammare con Di Bartolo. Prova il filtrante Di Bartolo per Pizzo, che va a contrasto con Lombardo. Fa sentire il fisico Lombardo. Pizzo va da Pirrone, poi la palla viene intercettata da Bulades e può ripartire il Mazara. Bulades prova a partire sulla destra il numero 3 del Mazara, palla ancora per El Amraoui. Di Peri sulla sinistra per Maniscalchi, prova a entrare in area Maniscalchi, poi mette in mezzo proprio per Bulades, che però era finito al di là della linea difensiva del Castellammare, dunque posizione di offside e calcio di punizione per il Castellammare. Ritmi che sono un po' calati in questi ultimi 10 minuti, partita che resta comunque
molto piacevole finora, la giornata è altrettanto piacevole, ci sono 20 gradi qui a Mazara del Vallo, intanto break offensivo del Castellammare, posizione irregolare però da parte di Pizzo, segnalata dal guardalinee, calcio di punizione per il Mazara. Di Peri allarga sulla destra per Bulades, poi Pirrello, torna indietro da Pizzolato. Pizzolato chiede ai compagni movimento, dialoga con Di Peri e poi allarga sulla sinistra per Lombardo. Genesio, Bace, Lombardo, passaggio orizzontale pericoloso per Pirrello che sbaglia lo stop, poi riesce ad allontanare un po' il pericolo e Abate recupera sul diretto avversario facendo ripartire Bulades. Bace, Maniscalchi, Maniscalchi controlla il pallone, supera un avversario, poi guadagna metri il numero 11 del Mazara che può allargare sulla destra per Bulades, mette in mezzo il numero 3, palla che arriva a Di Peri. Anche in questa occasione però la mira è sbagliata, bella azione sviluppata lateralmente da parte del Mazara, ma Di Peri poi ha sbagliato il tocco conclusivo sparando alto quando siamo al 44esimo minuto di gioco e dunque con un primo tempo che è agli sgoccioli, risultato che però è ancora in bilico nonostante le tante occasioni da gol create dal Mazara in questi primi 45 minuti. Prova a ripartire il Castellammare dalla retroguardia, intercetta la palla a Bulades, poi non ci arriva Elambraoui. Tarantino per Messina, sbaglia il passaggio il numero 3, palla che finisce in fallo laterale. Di Peri, Abate, Abate per Lombardo, Maniscalchi, Genesio, sventaglia sulla destra per Bulades, anticipato però dall'intervento di Virgilio, poi Abate a rimettere ordine per il Mazara. Bace prova a superare un avversario, non riesce a fare lo stesso con Messina, ma è ancora Abate che recupera palla per il Mazara. Bulades, Bulades torna da Abate, c'è un colpo durissimo su Bulades che resta a terra, è primo cartellino giallo del match all'indirizzo del numero 10 del Castellammare, Salvatore Messina, in una gara fin qui correttissima, dobbiamo dire. È arrivato questo intervento duro di Messina su Bulades che poi è rimasto a terra, si è sentito anche in maniera ben distinta l'urlo del numero 3 del Mazara, fallo che ha portato appunto al primo cartellino giallo del match nei confronti di Salvatore Messina. Vedremo anche se ci sarà recupero concesso dalla terna arbitrale, 45esimo che è scoccato da 10 secondi, dunque vedremo se si andrà avanti e per quanto si andrà avanti prima dell'intervallo. C'è il numero 10 Sami Elambraoui pronto sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Vedremo se ci sarà un altro schema da parte del Mazzaro, se il numero 10 proverà a mettere in mezzo il pallone. Elambraoui prova a servire Bulades, il tocco è sbagliato, però regala palla agli avversari il numero 10 del Mazara, poi conquista comunque un fallo laterale e dunque c'è Bulades pronto sul punto di battuta della rimessa con le mani. Bulades in avanti per Gancitano, viene anticipato dall'intervento di Tarantino. Tarantino che ha anche subito un colpo, è l'arbitro che fischia un calcio di punizione in favore del Castellammare. Calcio di punizione già battuto, il pressing di Gancitano su Di Paola che poi va al rinvio lungo nella zona di Terranova, anticipato da Genesio, poi Maniscalchi mette giù il pallone, poi lo mette fuori per consentire i soccorsi a Terranova che era rimasto giù, nel frattempo si è rialzato il numero 7 del Castellammare. Arriva adesso il duplice fischio dell'arbitro dopo un minuto e mezzo di recupero, si va all'intervallo sull'1-0 grazie al gol sigrato al 23esimo da Abate, un grandissimo gol in rovesciata. Ci prendiamo una piccola pausa anche noi, torneremo tra circa un quarto d'ora per raccontare il secondo tempo di questa sfida tra Mazara e Castellammare.
Nuovamente in diretta dallo stadio Nino Vaccara, dove tra pochi istanti prenderà il via il secondo tempo della sfida tra Mazara e Castellammare. Si ripartirà dal risultato di 1-0 maturato nel corso dei primi 45 minuti, gara finora decisa dalla splendida rete di Danilo Abate, che al 23esimo ha insaccato con un gran gesto tecnico, una bella rovesciata su sponda di El Amraoui. Mazara che ha il torto di non aver realizzato magari più reti viste le occasioni costruite. Intanto secondo tempo che ha preso il via. Un cordiale saluto ancora una volta da Luca Di Noto e da Vincenzo Pipitone alle riprese alla regia. Andiamo a dare nuovamente lettura delle formazioni che si stanno affrontando in campo, aggiornandovi sul fatto che non ci sono stati cambi da una parte e dall'altra. Il Castellammare scende in campo con Di Paola, Milana, Tarantino, Virgilio, Gerbino, Pirrone, Terranova, Di Bartolo, Messina e Pizzo. Il numero 9 maltese, scusate, Messina e Pizzo. Poi a disposizione in panchina Cacciatore, Cardinale, Galeotto, La Mattina, Minagro, Pitarresi, Pizzolato, Vassallo e Zangara, mentre il Mazara prova già a proporsi in avanti anche in questi primi istanti del secondo tempo. Adesso la formazione del Mazara, come dicevamo anche nel corso della prima frazione di gioco, consueto 4-2-3-1 per la formazione di mister Domenicali. Palla messa in mezzo intanto dalla sinistra per il Mazara, il pallone si spegne sul fondo. In porta Giorgio Pizzolato, difesa composta da Genesio, Lombardo, Pirrello e Bulades. A centrocampo troviamo Abate, autore del gol che sta decidendo il match, e il numero 8 Salvatore Di Peri. Sulla tre quarti Bage, El Amraoui e Maniscalchi, alle spalle dell'unica punta Flavio Gancitano. In panchina corta, come dicevamo anche nel corso del primo tempo quest'oggi, per il Mazara. Intanto Gancitano vince un contrasto con Tarantino e prova a far ripartire l'azione del Mazara. Poi la palla finisce dopo un rimpallo a El Amraoui, che entra in area sulla destra, prova a mettere in mezzo e quasi beffa Di Paola, che con un tocco comunque allunga la traiettoria del pallone e mette in calcio d'angolo. Comunque prima occasione del secondo tempo da segnalare, quando siamo al secondo minuto della ripresa, con El Amraoui che ci ha provato col destro e Di Paola che ha messo in corner. Dicevamo la panchina del Mazara, intanto calcio d'angolo battuto, messo in mezzo, allontana la difesa del Castellammare, poi Lombardo prova a girare nuovamente in area e conquista un fallo laterale. In panchina per mister Domenicali troviamo Marino, Enea, Chirco, Pulizzi, Costantino e Guaiana. Ricordiamo anche quella che è la terna arbitrale di quest'oggi. Dirige l'incontro il signor Alberto Militello della sezione di Palermo, coadiuvato da Giuseppe Belvedere, anche lui di Palermo, e Vincenzo Settipani di Trapani. Mazara stabilmente in fase offensiva nel primo tempo, ha sciupato tanto, ha sciupato anche un calcio di rigore la formazione di mister Domenicali, poi due clamorose occasioni, soprattutto quella capitata sui piedi di Bage, che da due passi ha sparato alto, e poco dopo anche Di Peri, da buona posizione, un pochino più arretrata, ha sparato alto. E dunque risultato che è rimasto in bilico. Adesso si riprenderà con una rimessa dal fondo per il Castellammare, Di Paola che calcia lungo a cercare l'inserimento di Maltese. C'è però Bulades ad anticipare il numero 9 del Castellammare, poi serve El Amraoui che mette giù il pallone, supera un avversario, arriva però il tocco proprio del diretto avversario a riconquistare il pallone per i bianco-blu. Terranova per Pirrone, si gira Pirrone e torna ancora una volta da Terranova, poi c'è un tocco con la mano da parte di Genesio, ravvisato dall'arbitro, che concede un calcio di punizione alla formazione ospite. Calcio di punizione nei pressi dell'area della panchina, scusate, del Mazara, già battuto da Pirrone, palla che arriva da Tarantino. Allarga sulla sinistra per Virgilio, poi il pallone messo in avanti, Pizzo per Maltese, ancora Pizzo anticipato da Di Peri, soltanto per un attimo però, perché il Castellammare riconquista il pallone. Poi Bage commette fallo su Milana e l'arbitro concede un calcio di punizione al Castellammare. Giornata bellissima qui a Mazara del Vallo, ci sono 19 gradi centigradi, quindi condizioni ideali per una partita di calcio, una giornata soleggiata anche in assenza di vento, possiamo dire una rarità qui a Mazara, almeno per quello che è stato questo campionato. Dunque
non potevano esserci condizioni migliori per giocare una partita di calcio. Intanto si attende ancora il fischio dell'arbitro per la battuta del calcio di punizione che arriva adesso. Virgilio per Pirrone. Pirrone prova la botta da fuori, impegna Pizzolato, però la botta è centrale, Pizzolato può bloccare agevolmente. Poi rimette in gioco il portiere del Mazzara andando da Lombardo. Bace. Ancora Pizzolato. In avanti per Bulades che si protegge dal sole e riesce a mettere comunque giù il pallone. Abate. Bace. Ancora Abate. Allarga sulla sinistra per Genesio che mette giù col petto e poi prova a studiare il piazzamento dei compagni. Prova a sventagliare sulla destra per El Amraoui che arriva sul pallone. Mette giù il 10 del Mazzara, poi affronta Virgilio, entra in area di rigore El Amraoui, prova col destro a mettere in mezzo, la palla viene ribattuta in fallo laterale, già battuto da Bulades, El Amraoui. Ancora Bulades, ancora dialogano i due, poi Bulades palla troppo lunga per lui e il Castellammare prova a ripartire ma sbaglia l'appoggio il numero 3 Tarantino e concede, regala una rimessa laterale al Mazzara. Bulades sul punto di battuta per Di Peri, Di Peri poi per Bage. Ancora Bulades. Giocano nello stretto i ragazzi di Mister Domenicali. Abate che prova a premiare l'inserimento di Bulades. Palla troppo lunga per il numero 3. E Sfera che oltrepassa la linea di fondo. Pronto Di Paola a rimettere in gioco con i piedi. Va al rinvio lungo il portiere del Castellammare a cercare Messina che prova la sponda per Maltese, allontana però la retroguardia canarina e palla che termina direttamente nella gradinata opposta alla nostra postazione. Fallo laterale battuto adesso dal Castellammare, c'è Pirrello ad anticipare i giocatori offensivi del Castellammare, poi i bianco-blu provano a riproporsi, la palla è troppo lunga per gli attaccanti in maglia proprio bianco-blu e Pizzolato rimette in gioco per Genesio che prova a lanciare in avanti Cancitano, prova in velocità a farsi vedere il giovane attaccante del Mazzara anticipato però dalla difesa del Castellammare. Adesso Terranova affronta Maniscalchi, arriva anche l'aiuto di Abate che poi commette fallo, regola del vantaggio secondo l'arbitro. Maltese in possesso del pallone, allarga con l'esterno per Messina, palla troppo lunga per il numero 10 del Castellammare. Rimessa laterale per il Mazzara, ma c'era una posizione irregolare segnalata dalla guardaline. Il fischio dell'arbitro stava a indicare proprio questo, dunque si ripartirà con un calcio di punizione. Palla per Pizzolato. Lombardo. Genesio. Genesio subisce un contrasto da Terranova, falloso secondo il direttore di gara che comanda un calcio di punizione in favore della squadra di casa tra le proteste del Castellammare. Abbiamo Pizzo e Maltese a protestare nei confronti dell'arbitro che però ha già fischiato il calcio di punizione. Adesso Pirrello in possesso di palla, prova ad avanzare il numero 6 del Mazzara, poi si ferma e torna indietro da Pizzolato. Lombardo prova la sortita offensiva in avanti, poi prova a mettere in moto Genesio, la palla è troppo corta, recupera palla comunque Maniscalchi. Adesso perde un contrasto aereo con Gerbino, Castellammare prova a proporsi in avanti, palla troppo lunga per Pizzo e Pizzolato può bloccare con le mani. Palla adesso per Pirrello. Lombardo. Genesio, Di Peri, allarga per Maniscalchi che mette giù il pallone, poi supera due avversari. Ancora Maniscalchi per Gancitano, la palla però era finita al di là della linea laterale a giudizio del guardaline e dell'arbitro e dunque rimessa laterale per il Castellammare. Ritmi decisamente più blandi in questo avvio di ripresa rispetto al primo tempo in cui abbiamo assistito a una sfida divertente tra le due squadre. Intanto Lombardo con una capriola riesce ad anticipare l'ingresso in area di Maltese. Dicevamo un primo tempo molto divertente con due squadre che
non hanno particolari obiettivi e frenesie di classifica, che si sono affrontate a viso aperto. Il Mazara che ha creato tanto, il Castellammare che comunque ha risposto presentandosi un paio di volte dalle parti di Pizzolato. Resta semmai il rammarico per il Mazara di non aver concretizzato maggiormente le occasioni create. Intanto Mazara che guadagna un altro fallo laterale all'altezza della panchina gialloblu, mentre si surriscaldano un po' gli animi in una partita che finora è stata correttissima. C'è Genesio che a distanza litiga con il numero 7 del Castellammare Terranova, adesso arbitro che va a riportare la calma con il capitano del Mazara. Dunque calma ristabilita dalla terna arbitrale, se così si può dire. Adesso si riprende con una rimessa laterale per il Mazara. Palla in avanti, c'è l'intervento di testa da parte di Gerbino, poi la palla resta in area. Possesso combattuto questo del pallone, poi Abate allarga sulla destra per Bulades, che mette in avanti, prova a mettere almeno in avanti per Gancitano. Arriva l'intervento della difesa del Castellammare ad anticipare il giovane attaccante gialloblu. Poi Bulades ancora per Abate nello stretto, Bulades in avanti per El Amraoui. L'intervento in spaccata da parte di Virgilio a mettere in fallo laterale. Intanto l'arbitro si avvicina alla panchina del Mazara, vediamo un cartellino rosso addirittura, vedremo di chi si tratta. C'è un'espulsione nella panchina del Mazara, probabilmente lo stesso provvedimento sta per arrivare anche per un componente della panchina del Castellammare. Infatti cartellino rosso estratto anche nei confronti di un componente della panchina bianco-blu. Dunque per il Mazara è stato espulso probabilmente Pulizzi, si tratta del numero 16, del numero 15 del Mazara, scusate, Benny Pulizzi, che viene invitato dalla terna arbitrale a uscire fuori. Sta uscendo fuori anche però Simone Guaiana. Dunque non c'è un po' di confusione, non capiamo quanti siano stati i componenti della panchina del Mazara a essere espulsi, perché sia Pulizzi sia Guaiana e anche un calciatore del Castellammare stanno guadagnando la via degli spogliatoi. Dunque cercheremo poi a fine partita di capire effettivamente cosa l'arbitro avrà scritto sul suo taccuino. Intanto c'è un cartellino giallo per Lombardo, cartellino giallo molto pesante per Lombardo, era al rientro da due mesi a questa parte, Lombardo era diffidato e salterà dunque l'ultima gara di campionato contro il CUS Palermo. Dunque terna arbitrale che sta faticando abbastanza a riportare la calma in una partita, dicevamo, correttissima nel corso del secondo tempo. Qualcosa deve essere scattato nel corso di questi primi minuti della ripresa, perché l'atteggiamento delle due squadre è sembrato nettamente più nervoso. Intanto fallo laterale per il Mazara, El Amraoui prova a mettere giù il pallone aiutandosi anche con un braccio a giudizio dell'arbitro, e dunque calcio di punizione per il Castellammare. Castellammare che prova a ripartire, palla sulla destra per Terranova che prova a mettere giù, poi il Mazara riconquista la sfera con Maniscalchi, Genesio, Di Peri, Bace allarga sulla destra per El Amraoui. Numero 10 lascia lì il pallone per Bulades che poi supera Messina, prova a mettere in mezzo nella zona in cui c'è Maniscalchi. È arrivata una deviazione da parte della difesa del Castellammare, dunque sarà calcio d'angolo in favore del Mazara. Sul punto di battuta c'è il numero 11 Maniscalchi, prova a mettere in mezzo Maniscalchi, arriva Lombardo che stacca di testa in maniera fallosa secondo l'arbitro, calcio di punizione in favore del Castellammare, nulla di fatto in questa occasione. Di Paola pronto sul punto di battuta, mentre vediamo che si muove qualcosa sulla panchina del Castellammare con almeno due giocatori pronti a entrare. Intanto il rinvio da parte di Di Paola nella zona di Lombardo che anticipa il diretto avversario, poi El Amraoui non riesce a mettere giù.
prova a ripartire il Castellammare con Messina, prova a mettere in moto Maltese, arriva però l'intervento in anticipo di Pirrello, prima con il piede e poi con la testa, poi Bulades indietro per Pirrello che prova ad allontanare la sfera, la mette giù il numero 2 del Castellammare Milano che subisce anche fallo da Bace, calcio di punizione per i bianco-blu. Come dicevamo, pronti i primi due cambi sulla panchina del Castellammare quando siamo al 60° minuto. Dentro il numero 15 e il numero 13, si tratta di La Mattina e di Cardinale. Fuori il numero 5, Gervino, e il numero 6, Pirrone. Dunque, primi due cambi di questa partita effettuati dalla formazione ospite. Mentre per quanto riguarda la panchina del Mazzara, se la panchina di mister Domenicali prima era cortissima, adesso lo è ancora di più, perché ricordiamo che hanno guadagnato la via degli spogliatoi sia Pulizzi sia Guaiana. Dunque deve esserci stato un doppio rosso. Intanto ci prova subito Cardinale su punizione, la palla però termina alta, abbondantemente alta, sopra la porta difesa da Giorgio Pizzolato. Dicevamo, la panchina di mister Domenicali è diventata ancora più corta perché Pulizzi e Guaiana hanno guadagnato la via degli spogliatoi. Anche un componente della panchina, un giocatore del Castellammare presente in panchina, è stato espulso dal direttore di gara. Nervosismo qualche minuto fa, adesso la calma sembra essere tornata in campo. Il Castellammare intanto prova a riproporsi in avanti con Messina che finisce a terra. Poi la palla finisce a Virgilio, l'arbitro però fischia un calcio di punizione per la formazione ospite senza concedere il vantaggio. Tutto pronto per la battuta di questo calcio di punizione dalla zona sinistra sul fronte offensivo del Castellammare. Solo El Amraoui in barriera per il Mazzara. Poi grande mischia a centro area, palla messa in mezzo, Bace in tuffo allontana di testa. Poi proprio il numero 15 ne è entrato. La Mattina che prova a rimettere in gioco, intervento con la mano di Peri, assolutamente involontario, un rimpallo che è finito sul braccio destro del numero 8 del Mazzara, calcio di punizione inevitabile per il Castellammare. Cardinale prova a mettere in mezzo, la palla viene però deviata da Gancitano, arriva anche un cartellino giallo per Maniscalchi. Dunque, situazione che era calma, ma era una calma apparente, nervosismo che sta tornando tra i protagonisti in campo. Secondo ammonito nel Mazzara, dopo Lombardo, si tratta di Maniscalchi. E calcio di punizione nuovamente concesso al Castellammare. C'è ancora Cardinale pronto a battere questo calcio da fermo. Mazzara che aveva riconquistato il pallone e che era pronto a ripartire, poi deve essere successo qualcosa per portare l'arbitro a fischiare un nuovo calcio di punizione in favore della formazione ospite. Cardinale prova a mettere in mezzo, Bulades anticipa gli avversari, mette nei pressi del fallo laterale, Maniscalchi non riesce a evitare che la palla oltrepassi la linea laterale e dunque sarà rimessa con le mani per il Castellammare. Già pronto La Mattina a incaricarsi della battuta, palla che viene messa in mezzo, viene poi prolungata nella zona di Pizzo che non ci arriva e Pizzolato può far ripartire l'azione del Mazzara. Bulades per Bace che poi torna indietro da Pirrello, prova a ricostruire tutto da dietro il Mazzara, Pizzolato poi per Lombardo. Lombardo finisce a terra in seguito al contrasto con Pizzo. Calcio di punizione per il Mazzara. Pronto Genesio a battere questo calcio di punizione. Poi Genesio si allontana e lascia l'incarico a Pizzolato. Ah,
Pizzolato che richiama l'attenzione di Gancitano, va proprio nella sua zona la battuta del portiere del Mazzara, sbracciata di Gancitano che riceve anche lui un cartellino giallo. È finito a terra il numero 3 Tarantino. Gancitano che ha provato a farsi largo nel contrasto con il diretto avversario, arbitro che ha visto un intervento irregolare da parte del giovane attaccante, dunque altro ammonito per la formazione canarina. Si tratta del terzo provvedimento disciplinare, almeno tra gli uomini in campo, nei confronti del Mazzara. Segniamo anche noi sul nostro taccuino l'ammonizione di Flavio Gancitano. È calcio di punizione in favore del Castellammare. Si sta giocando poco in questo secondo tempo. Se la partita nel corso della prima frazione era stata molto divertente, lo è molto di meno nel corso di questa ripresa, almeno finora. Bage poi va a contrasto con Cardinale, recupera il pallone il Gambiano, poi lo cede a El Amraoui. Abate, ancora El Amraoui, perde palla in seguito al contrasto con Messina, però c'è Bage pronto a ripartire per i canarini. Abate. Abate per Bulades. Bulades poi prova ad alzare il pallone in avanti, non c'è però nessuno pronto a raccogliere il suo suggerimento. Il Mazzara recupera palla con Bage che poi la lascia lì per Abate. Nuova sventagliata in avanti di Abate. Ancora Bage a recuperare un pallone per il giallo-blu, poi prova ad allargare il gioco per Maniscalchi, perde però la sfera il Mazzara. C'è Terranova che può far ripartire la manovra del Castellammare. Cardinale. Cardinale allarga per Messina, ci sono due giocatori in maglia giallo-blu a terra, si tratta di Bage che adesso si è rialzato e anche di Abate che invece è rimasto a terra nei pressi quasi della linea di metà campo. Speriamo non si tratti di nulla di grave per il numero 4 che sta decidendo l'incontro con un gol di pregevolissima fattura. Tanto Guaiana è tornato in panchina, dunque effettivamente dovevamo aver visto bene l'espulso. Per quanto riguarda il Mazzara, per quanto riguarda la panchina del Mazzara, dovrebbe essere soltanto Benedetto Pulizzi. Sembra non farcela però Danilo Abate, pronto il primo cambio per il Mazzara, con il numero 16 è pronto a entrare Rosario Costantino. Vedremo se prenderà proprio il posto di Abate, che comunque sembra non farcela. Entra infatti il numero 16 Rosario Costantino e rileva il numero 4 Danilo Abate, autore di un'ottima prestazione oltre che di un bellissimo gol quando siamo al minuto 68. Mazzara che restituisce il pallone al Castellammare con El Amraoui che serve Di Paola. Di Paola che poi prova a rinviare lungo nella zona di Pizzo, c'è Pirrello che però è in vantaggio sul numero 11 del Castellammare, poi Pizzolato con un tuffo scenografico a bloccare il pallone. Pizzolato prova a rinviare nella zona in cui c'è solo Virgilio, però sbaglia l'appoggio con il petto. Bulades recupera palla per il Mazzara e lancia in avanti El Amraoui che affronta in velocità il numero 13 Cardinale. Entra in area El Amraoui, poi perde palla nel contrasto con Cardinale che poi torna indietro da Tarantino. Il pressing di Gancitano e El Amraoui su Tarantino, palla che finisce oltre la linea di fondo e sarà rimessa dal fondo per il Castellammare. Poche emozioni nel corso di questa ripresa, fin qui, quando siamo al minuto numero 69. Intanto, buco difensivo del Mazzara, per poco non si trasforma in un assist per Maltese, poi Bulades ci mette una pezza mettendo il pallone oltre la linea laterale. Dicevamo, poche emozioni fin qui in un secondo tempo più nervoso che spettacolare. Molto meglio quanto visto sul terreno di gioco nel corso dei primi 45 minuti. Castellammare che adesso prova a proporsi in avanti sulla sinistra, palla per Virgilio che col mancino prova a mettere in mezzo, allontana Lombardo, palla per Milana che prova la botta col sinistro e arriva il pareggio del Castellammare. Un gol altrettanto bello, quello realizzato al 69esimo
minuto da Milano. Ci lamentavamo che stava succedendo ben poco qui al Vaccara nel corso della ripresa, e al 69esimo minuto è arrivato il pareggio di Milano con un gran sinistro di Controbalzo. Dunque, quando siamo al 69esimo minuto, anzi quando da poco è scattato il 70esimo, situazione che torna in parità, Mazara 1, Castellammare 1. Si riprende a giocare dal cerchio di centrocampo, Bace che prova a tornare indietro da Genesio, ancora Bace, Di Peri, allarga sulla destra per Bulades, Pirrello, Lombardo, Lombardo prova a partire in velocità, poi serve sulla sinistra Genesio, Di Peri perde il pallone sul pressing di un avversario, arriva il fallo di Genesio, è quarto cartellino giallo nei confronti del Mazara, stavolta a finire sulla lista dei cattivi è il capitano gialloblu Valerio Genesio. Dunque calcio di punizione in favore del Castellammare sul punto di battuta, come di consueto c'è Cardinale che prova a mettere in mezzo nella zona di Maltese, di Bartolo, scusate, bel colpo di testa, altrettanto bello l'intervento di Pizzolato, ma sarebbe stato tutto inutile perché è stata ravvisata una posizione di fuorigioco da parte del capitano del Castellammare. Pizzolato allarga sulla sinistra per Lombardo. Lombardo torna ancora da Pizzolato. Palla in avanti per Lamraoui, è sbagliato però la misura del passaggio, il pallone termina direttamente in fallo laterale. Virgilio in avanti a cercare Messina, Pizzo che mette giù il pallone, poi la palla arriva a Cardinale. Poi Di Bartolo prova a impostare da dietro, Genesio anticipa Terranova. E nuovamente pallone in fallo laterale. Adesso Mazara che può recriminare per le occasioni sciupate nel primo tempo e che adesso deve provare a spingere sull'acceleratore se vuole congedarsi dal proprio pubblico con il bottino pieno, il cosiddetto bottino pieno, considerando che questa è l'ultima gara interna del Mazara per questa stagione. Intanto arriva un altro provvedimento disciplinare, questa volta all'indirizzo di un giocatore del Castellammare, si tratta del numero 8 Di Bartolo, il capitano del Castellammare, anche lui finisce sulla lista dei cattivi. Pronto Lombardo sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Lombardo in avanti per Biancitano che fa sbracciate con il diretto avversario. Ancora una volta l'arbitro ravvisa un intervento irregolare da parte del giovane attaccante del Mazara. Proteste dei giocatori in maglia bianco-blu. Intanto arriva anche un calcione da terra nei confronti di Elamraoui da parte di Di Bartolo. L'arbitro ha in mano un cartellino rosso, vedremo quale sarà la decisione del direttore di gara. Un nervosismo che è rimasto imperante. Doppia espulsione da una parte e dall'altra, il rosso diretto tra l'altro sembrerebbe uno nei confronti di Sami Elamraoui e l'altro nei confronti di Di Bartolo. Per le reciproche scorrettezze. Adesso vedremo chi si allontanerà per lasciare il terreno di gioco. Uno è proprio Di Bartolo, il capitano che lascia la fascia a Cardinale. Dunque, espulso Di Bartolo nel Castellammare, mentre arrivano anche proteste da parte del pubblico. E l'altro è proprio il numero 10, Sami Elamraoui. Dunque, quando siamo al minuto numero 74, squadre che restano in 10 per le espulsioni di Di Bartolo tra i bianco-blu e di Elamraoui tra i giallo-blu.
mentre i due ancora discutono prima di guadagnare la via degli spogliatoi. Vediamo l'arbitro che da lontano li osserva. Gioco che non può riprendere fin quando i due non saranno usciti dal terreno di gioco. Riprende adesso il gioco con Cardinale che prova a mettere in moto Pizzo. Arriva Lombardo su di lui a proteggere la rimessa dal fondo per il Mazzara. Dunque gioco che riprenderà con una rimessa dal fondo, gioco che è già ripreso. Di Peri che prova a far ripartire l'azione del Mazzara. Poi palla per Genesio. Ancora in avanti per Maniscalchi anticipato da Tarantino. Poi Costantino. In verticale per Maniscalchi, allarga a memoria per Bulaves. Arriva la frapposizione di Terranova. Mazzara che conquista un fallo laterale già battuto. Costantino torna indietro da Pirrello che lascia però il pallone appizzolato. Lombardo. Genesio. A memoria per Bacia che fa sportellate con l'avversario. Il Castellammare guadagna un fallo laterale. Intanto secondo cambio per il Mazzara, entra con il numero 13 Paolo Enea, lascia il campo il numero 3 Romito Bulaves. Tutto questo quando siamo al minuto numero 76. Esce tra gli applausi Bulaves, entra in campo Paolo Enea. Si riprende a giocare con la rimessa laterale del Castellammare. Sponda da parte di Pizzo, palla per Maltese. Ancora Pizzo. Maltese che prova ad affrontare Lombardo, poi prova a mettere in mezzo, la arriva però l'opposizione di Lombardo. Maltese riesce a tenere il pallone in campo, poi il nuovo intervento di Lombardo e la palla che oltrepassa la linea laterale per la nuova rimessa con le mani per la formazione ospite. Palla messa in mezzo, Bace anticipa il diretto avversario, poi arriva ancora il colpo di petto. Intanto arriva un brutto intervento da parte di Flavio Cancitano, secondo giallo per lui e il numero 9 del Mazzara lascia i compagni in 9 uomini. Brutto l'intervento di Cancitano nei confronti dell'avversario, dunque partita che si è molto incattivita in questo secondo tempo. Nervosismo di cui a farne le spese sarà soprattutto il mister, che avrà gli uomini contati per l'ultima gara di campionato. Si tratta del terzo espulso, due in campo e uno in panchina infatti per il Mazzara. Secondo giallo per Cancitano per questo intervento sull'avversario, sul numero 2 Milana, l'autore del gol del pareggio del Castellammare. E dunque quando siamo al 78esimo, scusate, Mazzara che resta in 9. Intanto terzo cambio per il Castellammare, vediamo che è pronto a entrare con il numero 14 Antonio Galeotto, lascia il campo con il numero 7, dovrebbe essere il numero 7 Danilo Terranova. È così. Tutto pronto adesso per il calcio di punizione in favore del Castellammare. Messina prova a battere direttamente in porta, la corta respinta di Pizzolato e poi è lesto, è più lesto di tutti a ribattere in rete il numero 9 del Castellammare, Maltese, che porta in vantaggio i suoi. Dunque cambia ancora il parziale quando siamo al 79esimo minuto. Castellammare che completa la rimonta con questo colpo di testa ravvicinato di Maltese.
che ha approfittato della corta respinta di Pizzolato sulla punizione battuta da Messina. Dunque notte fonda per il Mazzara in 9 uomini e rimontato dall'iniziale situazione di vantaggio. Mazzara che può recriminare tanto per le occasioni sciupate nel corso del primo tempo, quando poteva sicuramente ampliare il vantaggio. Lombardo adesso per Pirrello. Palla ancora per Lombardo, prova ad andare in avanti, poi Lombardo si appoggia ancora su Pirrello. Costantino per Maniscalchi, ancora Costantino. Prova a lanciare in avanti nella zona di Bace, che va a contrasto con Virgilio, finisce a terra il numero 4 del Castellammare. Palla che però finisce al di là della linea laterale, sarà rimessa con le mani per il Castellammare. Rimessa laterale per il Castellammare. Diciamo, situazione radicalmente capovolta rispetto al come avevamo cominciato questo secondo tempo, quando si era rientrati in campo sull'1-0 in favore del Mazzara. Adesso è il Castellammare a comandare il risultato, avendo rimontato grazie alle reti di Milana al 69esimo e di Maltese 10 minuti più tardi, pochi istanti fa. Dunque 2-1 in favore della formazione ospite. Genesio pronto a battere la rimessa laterale, si appoggia su Costantino il cui tocco è troppo corto per tornare dal compagno, poi Maniscalchi recupera la sfera, allarga sulla destra per Enea per Di Peri, ancora Di Peri per Maniscalchi, Di Peri, Costantino in avanti per Enea, anticipato però da Virgilio, il numero 13 del Mazzara. Adesso si va dall'altro 13, cardinale per il Castellammare, che prova a imbeccare il compagno di squadra. Arriva il fallo da parte di Pirrello, altro cartellino giallo per il Mazzara. Lista degli ammoniti che sta diventando veramente lunga, considerando che si tratta di una partita di finale di stagione. Dunque questo è il quinto ammonito nel Mazzara. Ricordiamo Mazzara che ha anche 3 espulsi, 1 dalla panchina Pulizzi e 2 in campo Elambrawi e Gancitano. Castellammare che invece è in 10 per l'espulsione di Bartolo. Tanto il suggerimento di la mattina per il compagno è troppo sul Pizzolato, che blocca la sfera e poi serve Lombardo. Palla adesso per Di Peri, Mazzara che prova quantomeno a riaffacciarsi in avanti, ma in 9 uomini è tutto molto più complicato. Costantino, ancora Costantino, Pirrello, Lombardo per Genesio, il suggerimento è sbagliato, è Mazzara che regala una rimessa laterale al Castellammare. La mattina prova a lanciare in avanti Pizzo, affrontato a muso duro da Lombardo, che travolge anche l'assistente di linea. Assistente di linea che finisce a terra in seguito a questo duro contrasto tra Lombardo e Pizzo. Arbitro che fischia un calcio di punizione in favore del Mazzara. Guardaline che sembra essersi fatto male, sembra aver avuto la peggio in questo contrasto a tre. Sta succedendo veramente di tutto in questo secondo tempo al Nino Vaccara. Vediamo adesso anche lo staff medico del Mazzara che si avvicina all'assistente di linea per prestargli le dovute cure. Intanto il signor Belvedere è ancora a terra, si rialza adesso, fortunatamente nulla di grave per lui. Ha avuto quasi del comico quanto visto qualche istante fa con il contrasto tra Lombardo e Pizzo, che hanno travolto il signor Belvedere di Palermo, il primo assistente dell'arbitro Alberto Militello. Calcio di punizione che si dovrà ribattere. C'è Genesio sul punto di battuta, poi lascia l'incarico a Pizzolato, il capitano del Mazzara. Pizzolato chiama i suoi compagni a salire in avanti, va la battuta lunga a cercare la sponda di Bace, che però si fa anticipare dal diretto avversario, poi recupera palla il numero 7. Maniscalchi supera l'avversario con un elegante sombrero,
poi Costantino per Genesio, alza troppo il pallone Genesio, regala il possesso agli avversari soltanto per un attimo, poi lo riconquista, palla ancora per Costantino. Enea, vedremo se il Mazzara proverà a sprombattuto a quantomeno ad agguantare il pareggio in questo finale di partita. Lancio troppo lungo di Pirrello per Bacia, arriva l'anticipo del diretto avversario, poi fallo di Maniscalchi sul diretto, su un componente della difesa del Castellammare. Non siamo riusciti a vedere il numero del giocatore finito a terra. Calcio di punizione concesso dall'arbitro alla formazione in maglia bianco-blu. Si trattava del numero 4 Virgilio, che era rimasto a terra. Calcio di punizione già battuto da Tarantino, che allarga sulla sinistra per Cardinale. Cardinale torna indietro proprio da Tarantino, che lascia lì il pallone in maniera un po' pericolosa. Poi alza uno strano campanile Virgilio. Bace di Peri. Peri prova a lanciare Maniscalchi, che mette giù il pallone in maniera elegante, però arriva prima di lui anche l'avversario. Sbaglia il lancio lungo il Castellammare, il Mazzara ritorna in possesso di palla con Genesio, che però poi sbaglia a sua volta il servizio per il compagno. Adesso Pizzo, inseguito da Genesio. Pizzo torna sui suoi passi, poi mette il pallone centralmente per Cardinale. Costantino riconquista la sfera per il Mazzara. Maniscalchi poi commette un fallo su Milana, che resta a terra. L'arbitro fa segno di proseguire per il vantaggio. C'è Maltese che prova questo destro di controbalzo, destro che però finisce direttamente in fallo laterale senza impensierire Pizzolato. Costantino per Di Peri. Siamo intanto all'86esimo minuto, 4 minuti al 90esimo più il recupero, che pensiamo sarà abbastanza corposo, non tanto per le sostituzioni dalla panchina quanto per i provvedimenti disciplinari che hanno veramente interrotto tante volte il normale svolgersi del gioco. Tanto Cardinale allarga sulla sinistra per Virgilio. Arriva la sovrapposizione del numero 14 Galeotto, ma Virgilio poi prova a mettere in moto Pizzo. Di Peri recupera palla per il Mazzara. Poi Genesio. Sventagliata lunga per Maniscalchi da parte di Genesio. Maniscalchi prova a superare in velocità Tarantino, che protegge la rimessa dal fondo e guadagna la rimessa dal fondo per il Castellammare. Adesso Di Paola è pronto a battere questa rimessa dal fondo. Arriva adesso la battuta della rimessa da parte del portiere del Castellammare. Enea anticipa Galeotto, poi Di Peri indietro per Genesio, che mette a terra il pallone, supera un avversario, poi prova a lasciare lì il pallone per Costantino, che è imposta. Fase di impostazione, Costantino prova a lanciare lungo per Bacia, che mette a terra il pallone dopo averlo stoppato con la coscia, poi allarga sulla sinistra per Di Peri, ancora palla per Modu Bacia, che affronta il diretto avversario e prova a mettere in mezzo, arriva però l'opposizione da parte di Messina e palla che termina in fallo laterale per il Mazzara. Costantino intanto sbaglia l'appoggio per un compagno. C'è Pirrello in anticipo su Maltese. Pirrello preferisce rifugiarsi in fallo laterale piuttosto che magari appoggiare indietro per Pizzolato, e dunque Castellammare che può alzare il baricentro, mentre è pronto, tutto pronto per il quarto cambio nella formazione ospite. Pronto a entrare il numero 18 Giuseppe Pizzolato. Vedremo chi uscirà dal terreno di gioco. A lasciare il terreno di gioco il numero 11 Pizzo. Dunque, quando siamo all'88esimo, quarto cambio nel Castellammare, dentro Giuseppe Pizzolato, fuori Pizzo. La Mattina prova a mettere il pallone in mezzo alla rimessa laterale, il Castellammare prova a guadagnare
un calcio d'angolo, non ci riesce Maltese, che mette la palla direttamente sul fondo. Gioco già ripreso, c'è Pizzolato che chiama i suoi ad avanzare. Pizzolato si porta addirittura a ridosso della linea di centrocampo, poi prova a mettere in moto Bace e viene affrontato un contrasto aereo da La Mattina. Fallo laterale per il Mazzara. Maniscalchi, poi il pallone carambola su Genesio che mette in mezzo, dove Cene è anticipato dall'intervento in chiusura da parte, dovrebbe essere il numero 4, Virgilio, e dunque Mazzara che guadagna un altro calcio d'angolo quando al 90esimo mancano solo 10 secondi. Palla messa in mezzo, adesso arriva la girata di Bace e poi il pallone carambola su un difensore del Castellammare e Mazzara guadagna un altro calcio d'angolo. Dovrebbero essere 4 minuti di recupero, se non abbiamo visto male, almeno quelli segnalati dall'arbitro. Vedremo se sarà così. Nuovo calcio d'angolo per il Mazzara, palla messa in mezzo, la difesa del Castellammare allontana, poi allontana a sua volta Galeotto, la palla finisce direttamente nella gradinata opposta alla nostra postazione. Fallo laterale in zona offensiva per il Mazzara, c'è Enea pronto a battere questa rimessa con le mani. Palla messa in area di rigore, Bace prova a farsi largo. Arriva però un fischio dell'arbitro, vedremo cosa deciderà il direttore di gara. Il direttore di gara che sembrerebbe aver indicato un nuovo fallo laterale per il Mazzara, non capiamo se si deve ribattere quello già precedentemente battuto o la palla ha superato la linea. Sembrerebbe una palla contesa adesso. C'è un po' di confusione in campo tra il nervosismo mostrato dai giocatori nel corso di questo secondo tempo e anche qualche scelta arbitrale. C'è un po' di confusione. Palla contesa, effettivamente si tratta di una palla contesa con l'arbitro pronto a restituire. Arriva intanto l'ennesimo cartellino giallo all'indirizzo di un giocatore del Mazzara, stavolta è Paolo Enea a finire sul taccuino dei cattivi. Palla restituita al Castellammare, lancio lungo per Milana che poi lascia il possesso al Mazzara. Prova a ripartire il Mazzara con Pizzolato che mette il pallone in avanti per Bace, che viene anticipato però dall'avversario. Poi recupera il pallone su Cardinale, lo lascia lì, subisce fallo, calcio di punizione in favore del Mazzara. Siamo nel corso del 93esimo minuto. Mazzara che non è riuscito più a sfondare in avanti da quando è rimasto in 9 uomini. D'altronde era prevedibile un'inferiorità numerica che sta condizionando l'esito del match. Per correttezza bisogna ricordare che anche il Castellammare è in 10 per l'espulsione di Bartolo. Adesso occasione per il Mazzara con questo calcio di punizione dai 30 metri. Sul punto di battuta c'è il numero 16 Rosario Costantino, ma anche il numero 7 Modu Lamin Bace. Vedremo quale sarà la soluzione adottata dalla squadra di mister Domenicali. Parte Bace che prova a concludere direttamente verso la porta, la palla è però troppo alta per impensierire Di Paola e dunque si riprenderà con una rimessa dal fondo per il Castellammare, mentre Di Paola si arrampica, si inerpica per recuperare il pallone, poi il pallone che arriva nella zona del portiere ospite e dunque è tutto pronto per il rinvio dal fondo. Manca poco meno di un minuto al termine dei 4 concessi dal direttore di gara, vedremo se ci sarà un supplemento di recupero considerando anche l'attimo di confusione di poco fa. Tanto rinvio lungo da parte di Paola, Enea anticipa Galeotto, poi Virgilio allontana il pallone col mancino, palla che esce dallo stadio addirittura. Adesso Mazzara che prova a riproporsi probabilmente per l'ultima volta nell'area di rigore avversaria, Bace che prova a mettere in mezzo nella zona in cui arriva Di Peri da dietro. Di Peri controlla, poi perde il pallone che viene allontanato dalla retroguardia ospite. La lascia lì però Maltese, poi Enea riconquista il pallone soltanto per un attimo. C'è Pirrello che poi perde la sfera. Milana prova a riproporsi sulla destra. Arriva l'intervento di Genesio,
sbraccia in maniera vistosa mettendo giù l'altro numero 2 Milana, e dunque calcio di punizione in favore del Castellammare. Siamo vicini, siamo proprio agli sgoccioli di questa partita, risultato che sembra ormai acquisito da parte del Castellammare. Si attende solo il triplice fischio arbitrale, vedremo se arriverà adesso. Tanto ci prova dalla distanza il numero 10 Messina, ultimo brivido per Pizzolato al 94esimo, anzi al 95esimo. Pizzolato che con la mano destra ha messo in calcio d'angolo. Dunque corner per il Castellammare, c'è Virgilio sul punto di battuta, lascia poi la palla a Maltese, Castellammare che prova a tenere il pallone nei pressi della bandierina, fallo subito da Maltese e calcio di punizione concesso al Castellammare. C'è ancora nervosismo nei pressi della bandierina con l'arbitro che arriva per cercare di riportare la calma. Adesso calcio di punizione per il Castellammare. Sul punto di battuta c'è ancora una volta Cardinale. Mentre è volato via anche il 95esimo minuto, siamo al 96esimo. Dunque, titoli di coda che tardano ad arrivare su questo Mazara Castellammare. Ricordiamo il parziale di 1-2 in favore degli ospiti. Triplice fischio arbitrale che arriva in questo momento, il Mazara si congeda nel peggiore dei modi dai propri tifosi, l'ultima gara interna segna una sconfitta per i gialloblu, una sconfitta in rimonta dopo tante occasioni sciupate, Castellammare che si impone qui al Nino Vaccara con il punteggio di 1-2 in questa penultima giornata del campionato. Anche da parte nostra, da Luca Di Noto e da Vincenzo Pipitone, per questo campionato di eccellenza Girone A per questa stagione è tutto. Appuntamento al prossimo anno.